Ragazzi, è finita ora Lazio Porto 2-1. Ha segnato Pedro al 90 più 2, ragazzi. Pedro, 3 punti d'oro per la Lazio, che adesso è prima in classifica in Europa League, ragazzi. Adesso andremo ad analizzare tutta la classifica di Europa League perché la Fiorentina ha perso 2-1. Allora, Apoel Fiorentina 2-1. Quindi la Fiorentina ha perso, però la Fiorentina è Conference League, invece Roma e Lazio sono Europa League. La Roma ha pareggiato, deludentemente, ragazzi, una delusione enorme, vergognoso proprio. Nel secondo tempo non ha fatto niente, Juric non ci ha capito niente. Invece la Lazio, in forma strabiliante, sta sempre vincendo, ragazzi. La Lazio sta sempre vincendo, questo periodo è in una forma strabiliante. Allora, vi dico i gol adesso. Lazio Porto 2-1. Gol sono stati di Romagnoli al 45 più 5 da calcio d'angolo, ragazzi. Ho visto il gol di testa, una palombella di testa. Gran gol di Romagnoli. Poi ha segnato per il Porto Eustachio al 66esimo. E poi Pedro al 90 più 2. Gran gol. Porta la Lazio prima in classifica di Europa League, ragazzi. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate perché è una grande Lazio, ragazzi. Al contrario della Roma che vergognosamente pareggia in casa dell'Union Saint-Gilloise per 1-1, ragazzi, con un gol di Mancini e poi si è fatta recuperare 1-1 dall'Union Saint-Gilloise. Era quotata la Lazio, ragazzi, 2-30. Con la X 3 e 20 e il 2 del Porto addirittura 3 e 10. Ma adesso andremo a vedere le classifiche. Ragazzi, per supportarmi, mi raccomando, come sempre, un bel like lasciate, una bella iscrizione al canale e commentate Lazio Porto, perché la Lazio adesso è prima da sola addirittura, ragazzi. La Lazio è prima da sola in classifica, 12 punti. Invece l'Ajax 10 punti, Galatasaray 10 punti. Francoforte, Anderlecht e Atletico di Bilbao 10 punti. Lazio prima in classifica da sola nel girone di Europa League a 12 punti. E scendiamo giù e vediamo la Roma che è tristemente addirittura, ragazzi, deludentemente ventesima. La Roma ventesima e la Lazio prima. Ma com'è possibile? Ventesima la Roma appena 5 punti. E invece la Lazio prima addirittura 12 punti da sola. Perché le altre al secondo posto, Ajax, Galatasaray, Francoforte, Anderlecht, Atletico di Bilbao sono a 10 punti. Quindi attenzione, perché secondo me Baroni sta facendo un'enormità con la Lazio, sta sempre vincendo, ragazzi. Ma Juric, ricordiamocelo, Juric è ancora sulla graticola, ragazzi. La prossima partita, vediamo contro chi è. Allora, 12ª giornata, ragazzi. E Juric è ancora sotto esame, ragazzi. La prossima è Roma. Andiamo subito a vedere perché sono proprio curioso ora di vedere. Allora, Roma. Domenica 10 novembre, ragazzi, alle 15, Roma-Bologna. Attenti perché Roma-Bologna potrà segnare un tracciato per Juric, che secondo me è in bilico sulla panchina della Roma, ragazzi. Se fa male, potrebbe esserci pronto Ranieri o Mancini o magari il ritorno di De Rossi. Bisogna vedere bene, ragazzi. Intanto vediamo sto pareggio proprio deludentissimo. E invece per la Lazio proprio voto 10 per la Lazio, ragazzi. Non ha sbagliato niente. 2-1 contro un Porto fortissimo. Veramente, veramente grande Lazio stasera. Sì, finita 2-1. Prima in classifica da sola a quota 12 punti, ragazzi. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Veramente grande Lazio, sì. E
È in un periodo di forma, ragazzi, strabiliante. Strabiliante. E ora diciamo anche della Fiorentina. La Fiorentina però è in Conference League, che ha fatto una sconfitta deludente, diciamo così, deludente. Allora, vediamo. Conference League, eccolo, Fiorentina. Apo il Fiorentina 2-1. I gol sono stati di Donis Abagna per la Fiorentina, Ikoné al 74esimo del secondo tempo. Adesso andiamo a vedere la classifica per la Fiorentina. Devo dire che questa sconfitta non me l'aspettavo per la Fiorentina, ragazzi. Fiorentina ottava. La Fiorentina è ottava. Con questa sconfitta ha fatto due vittorie consecutive. E poi adesso non ci voleva questa sconfitta, però si può riprendere. Perché la prossima è col Fiorentina Paphos. Quindi dovrebbe essere più forte la Fiorentina col Paphos. E ultimo il Petroclub a 36esimo, ultimo a 0 punti. Invece la Fiorentina è ottava, quindi la Fiorentina non male, ottava a 6 punti. Primo è il Chelsea, ragazzi, a quota 9 punti, 3 vittorie consecutive. Invece la Fiorentina, dopo due vittorie consecutive, questa sconfitta non ci voleva, però è lì, ottava. Ottava la Fiorentina, quota 6 punti, ragazzi. E ora diciamo anche un avviso perché oggi si è giocata la prima giornata della dodicesima giornata, ragazzi, di Serie A. Si è giocata con Genoa Como, che è finita 1-1, ragazzi. La prima partita oggi, giovedì 7 novembre alle 20:45 della dodicesima giornata di Serie A. Genoa Como è finita 1-1. Ha segnato De Cunha del Como al 17esimo del primo tempo. E poi al 90 più 2 Vogliacco del Genoa. Balotelli è entrato al 72esimo. Ma a segnare è stato Vogliacco al 90 più 2, ragazzi. Quindi Genoa e Como vanno a tutti e due a 10 punti, un pareggio, quindi un punto a testa, ragazzi. E ora vedremo le partite che ci sono domani. Quindi domani ci sono, sempre Serie A, dodicesima giornata, ragazzi. Domani c'è Lecce-Empoli, partita interessantissima, soprattutto in chiave salvezza, ragazzi. Lecce-Empoli domani 20:45. Oggi è incominciata la dodicesima giornata di Serie A con Genoa Como 1-1. Vedremo domani Lecce-Empoli 20:45. Intanto io vi saluto. Stasera è stata una magnifica Lazio contro il Porto 2-1. Prima in classifica 3 punti d'oro, 12 punti. Io vi saluto. Vedremo domani Lecce-Empoli cosa farà. Intanto lasciate un bel like di supporto. Iscrivetevi al canale e commentate questa Lazio magnifica prima in classifica di Europa League. Ciao a tutti ragazzi!